Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenute e benvenuti in un nuovo video Pandora, finalmente. Un nuovo sproloquio all'orizzonte. Ebbene sì, perché come sapete non ho più fatto acquisti, ma sto rimuginando mentalmente su quello che voglio fare o meno dei miei bracciali. Allora, come sapete, io al momento ho il bracciale delle favole primaverile. Quello di Alice, due di Natale e uno di Halloween, che appunto sarà il nostro oggetto in questione. Perché ho un po' di idee, però mi farebbe piacere anche ricevere dei consigli da voi. Allora, come sapete, adesso ve lo faccio vedere velocemente, vi faccio vedere tutti i charmini che ho all'interno di questa meraviglia. Io questo, mamma mia, lo amo da impazzire. Come sapete, un tempo avevo messo tutti i charmini nel bracciale, quello arancione che poi ho passato a mamma, per cui mi sento di dirvi che preferisco molto di più avere questo qua. Ovviamente questo è quello più molloso che devo anche, a cui devo aggiungere le clip, catenina, tutto quanto, però per il momento ho deciso di tenerli qui, anche se sto valutando l'idea di spostarli in un bracciale rose gold. Vediamo, devo un attimo rifletterci perché, come vi dicevo, mi piacerebbe aggiungere dei pezzi un po' di più, insomma, colorati, ecco, diciamo così. Ad esempio, ci sono le foglioline autunnali in rose gold che sono favolose e secondo me comunque ci starebbero un sacco bene. In più ho il bisogno fisico di prendere una delle zucchette smaltate di arancioni che mi piacciono da impazzire. Purtroppo non sono Pandora, in realtà non so neanche che brand sono, però le vedo sempre nelle foto di Instagram e mi fanno impazzire. Mi piacerebbe tantissimo prenderne una, nonostante io qui abbia già due zucchette. Comunque, ora vi faccio vedere velocemente i charm e poi se vi va mi date un consiglio anche per quanto riguarda le murrine, perché sì, devo anche aggiungerci le murrine perché non so bene quali mettere, se prenderle nere, se prenderle arancioni, non lo so, sono un po' indecisa. Allora, velocemente vi faccio un attimo rivedere tutti i componenti di questo fantastico bracciale. Io lo adoro, adoro proprio il concept. Abbiamo la scheletrina che è troppo bellina, col suo corpicino che traballa o balla, dipende un po' dai punti di vista, e i suoi occhioni a cuore. Lei l'ho presa perché sta troppo bene. Poi il Nightmare Before Christmas è pieno di scheletri che ballano, per cui ci stava alla meraviglia, anche perché alla meraviglia, a meraviglia, anche perché, come sapete, ho il charm, ho ben due charm di Nightmare Before Christmas e mi piacerebbe prendere anche il charmino di Zero più avanti, ovviamente. Poi ho ovviamente il fantasma, ho deciso di prendere fantasmini perché sono veramente troppo cute. Poi questo, non fate caso all'unghietta che è un po' storta, ma ho avuto dei problemi ieri con il gel, quindi devo aspettare un attimo che mi ricresca. Vabbè, cose mie. Comunque, ecco, vi faccio vedere quest'altra che è leggermente migliore. Dicevo, lui è il fantasmino sorridente, troppo carino, e questo qui è il fuoriproduzione di Pandora per quanto riguarda appunto i fantasmi. Sia davanti sia dietro è uguale, ma questo lo sapete già, però lo dovevo prendere, era troppo carino. Poi appunto ho lui, il fantastico cuore di Jack and Sally, che mi fa letteralmente impazzire, e sul retro c'è scritto appunto Meant to be, quindi fatti per stare insieme, è bellissimo, e quello è un'esclusiva Parchi Disney, proprio come il pendente di Zero che vorrei prendere più avanti. Poi la prima zucchetta, questa pure, è il fuori produzione, infatti sia sul retro sia sul davanti è fatta identica. Il nuovo cermino di Jack Skellington, questo qui, super bello, pendente, che mi fa veramente impazzire, è bellissimo. La zucchetta nuova, bella bella, cioè nuova, insomma, mi sa che è uscita ormai 2 anni fa, però è pazzesca, e il fantasmino nuovo. E poi la mia prefe, ovvero la streghetta che è un amore, guardate, io la amo, questo è uno dei miei charm preferiti. E il librone degli incantesimi, quindi Spells, è stupendo, questo l'avevo visto da Manu, quindi da Wish, e costava pochissimo, praticamente 28 euro e non ho resistito, l'ho dovuto prendere anche io. Quindi questo è il mio bracciale al momento, autunnale e di Halloween. Allora,
Dunque, voi siete adorabili perché mi scrivete sempre su Instagram quando ci sono offerte di murrine, eccetera. Il problema qual è? Che io mi sono innamorata di due murrine di Home Beats che erano in edizione limitata, mi sembra per la serie Trick or Treat, proprio di Halloween. Il problema è che non si trovano più, o se si trovano hanno prezzi esorbitanti, come tutte le cose di Home Beats. Infatti sta cosa io non la capisco, costa veramente tutto un sacco. Mi piacerebbe provare a prendere dei vetri o comunque delle murrine di Home Beats, ma costano veramente tanto tanto tanto, e quindi devo capire se voglio prendere qualcosa in arancio oppure in nero, perché secondo me in nero smuore un po' la situazione. Quelle che avevo visto io, se le ritrovo vi metto la foto qua. Le adoro, sono veramente bellissime, sembrano delle caramelle e secondo me starebbero un sacco bene perché sono bianche e arancioni. Il nero non lo so se mi va di aggiungerlo, mi piacerebbe perché comunque non ho praticamente nulla di nero nei miei bracciali Pandora e ci vorrebbe in realtà. E starebbe bene il nero anche poi se prendo magari la zucchetta smaltata in arancione, come vi dicevo prima, così ho entrambi i toni in un unico bracciale, perché se poi prendo due murrine arancioni e la zucca smaltata in arancione, tutto arancione, dopo non mi piace. Invece diciamo che sono più propensa, pensandoci ora qui con voi, mi sto quasi convincendo di prendere appunto delle murrine nere. Ho visto che ci sono, se non sbaglio, quelle sfaccettate. Non ho molta fretta perché comunque voglio anche vedere se esce qualcosa verso autunno, anche se ho i miei dubbi. Però nel caso, ovviamente, prenderei qualcosa di nuovo, se uscissero delle murrine nere magari. Ho visto che ci sono quelle sfaccettate, quindi tutte con il vetro che sbrilluccica, con tipo dei rombi, eccetera, carine. In realtà però le volevo solo nere, quindi anche se non sono Pandora, che è anche meglio, che costano di meno, però non lo so. Potrei provare a prenderne due nere da AliExpress per vedere come stanno, potrei fare così, però poi dopo mi dico, ah, le ho già, non le voglio ricomprare, mi conosco, quindi evito. Quindi sì, la mia idea è prendere due murrine nere e aggiungere la zucchetta smaltata, che io adoro, arancione, ne avevo vista una che era veramente bellissima. E invece poi rimane sempre il problema delle clip della catenina, perché io qui non so che cavolo di catenina e che cavolo di clip andare a inserire. Già è tanto che ho avuto delle idee per il bracciale di Alice, che appunto, dov'è? Aspettate, ve lo faccio un attimo rivedere. Io lo amo, questo bracciale al momento è uno dei miei preferiti. In realtà non si chiama il bracciale di Alice, è il bracciale del Happy Humble Day Bracelet, quindi del non compleanno. Poi mi avete scritto ed ho visto il prezzo della candelina. Mamma mia ragazzi, costa tantissimo, costa 70 o qualcosa, perché è un bitono. Cioè io lì tutta tranquilla nel precedente video, sì voglio prendere la candelina, tanto costerà tipo 30 euro, sì, ti danno loro 30 euro, e quindi probabilmente quella la prenderò per il mio compleanno, così simboleggio anche un po' che è il mio compleanno effettivamente. Penso farò così, perché qui la candelina con scritto Make a Wish io la voglio proprio inserire, secondo me starebbe super bene. Però cavolo, 70 euro ora come ora per un charm mi scoccia, e quindi magari la prendo per il mio compleanno più avanti. Però sicuramente la metto nella mia wish list, perché ho qui già la torta e secondo me ci starebbe benissimo. Ma sto uscendo dal discorso perché volevo dirvi appunto delle murrine di Home Beats. Ma gli sproloqui sono anche questo, quindi parlare random da un discorso all'altro. Cosa stavo dicendo? Ah sì, le murrine di Home Beats, che sono strabelle. Io volevo prendere quelle della serie di Alice da inserire qui, al posto di queste qui rosa ovviamente, ma cioè 60 euro a vetro, cioè rimangono lì dove sono, non scherziamo, è veramente troppo 60 euro a vetro, nonostante siano veramente
vi giuro bellissime. Intanto scusate se sentite il trapano, ma stanno facendo dei lavori nella casa a fianco e non posso farci nulla, e quindi sì, qui adesso è in stand by perché voglio assolutamente prendere la candelina che costa un sacco veramente, quindi devo un attimo aspettare. E qui invece, appunto, vi dicevo, volevo metterci dei vetri o delle murrine di Home Beats, ma costano troppo, quindi se avete dei brand, conosco InSee, che anche quello era un brand che aveva provato Wish, però anche loro adesso spediscono dall'Inghilterra, quindi non so come sono messi con le dogane, eccetera. Però, eventualmente, se ci sono, adesso vado a dare un'occhiata, se ci sono due murrine nere me le faccio andare bene, perché tanto è inutile girarci intorno, non mi va di spendere 60 euro per due murrine, no. In tutto ciò, scusatemi perché era suonato il telefono e sono andata a vedere. Mi sta dando un fastidio questo trapano che non avete idea, però va bene, mi devo un attimo riprendere. Dicevo, vado a vedere sul sito di InSee. Tante volte trovassi due murrine nere che lì costano veramente poco, tipo 10 euro così, e quindi con 20 euro massimo 30 te ne porti a casa due, che forse è la cosa migliore da fare in questo momento, anche perché devo anche vedere cosa uscirà poi. Io spero veramente che Pandora faccia una zucchetta smaltata di arancione, perché la vorrei veramente tanto tanto tanto, però vedremo. E quindi nulla, questo è il mio progetto per quanto riguarda il bracciale autunnale, e vi ripeto appunto che stavo pensando di inserirci anche qualche elemento oro rosa, però questo ancora è solamente un'idea, devo ancora valutare e decidere bene cosa fare. Mi piacerebbe, però anche i pezzi oro rosa costicchiano e devo capire se voglio metterci elementi prettamente autunnali oppure lasciarlo solo così con tutti quanti elementi Disney di Nightmare Before Christmas e un pochino, diciamo così, inquietanti, ecco, perché in realtà volevo costruire una specie di città di Halloween qui, visto che comunque ho già la città natalizia, non sarebbe male. Tra l'altro io avevo anche l'idea di costruire un bracciale a tema città del Natale barra città di Halloween, cioè sarebbe stata una genialata che forse farò in un altro video, mi è venuta questa idea. E nulla, io spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato mi raccomando spolliciate e iscrivetevi al canale perché ci tengo veramente tanto tanto tanto. Io vi mando un bacione, aspetto i vostri consigli sotto, veramente scusatemi per il trapano ma non è una cosa che dipende da me, e nulla, ci vediamo al prossimo video, ciao!